Poracci! Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi, per chiudere la settimana, andremo a trattare un argomento leggero, ma che sono sicuro potrà incuriosire molti di voi. Andremo infatti a scovare le migliori apparizioni di Mario in dei giochi non Nintendo. Non mi riferisco a semplici omaggi o allusioni più o meno velate, ma proprio a quelle volte in cui l'icona Nintendo e tutto il suo universo narrativo sono apparsi in un modo o nell'altro all'interno di altre serie impensabili. Che si tratti di comparsate da personaggio giocabile, skin aggiuntive o livelli a tema, oggi vedremo una decina di questi crossover, ma di esempi ce ne sono tantissimi da fare, che si possono estendere a tutto il mondo Nintendo. Quindi vi aspetto nei commenti per sapere se eravate a conoscenza di questi easter egg, se ne vorreste aggiungere altri o se magari vorreste altri video del genere. Come al solito vi invito a supportare il canale come meglio credete, con un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Poi ci sono i caffè virtuali con i memini in HD. Imperdibile. I titoli che andremo a esaminare sono proposti in ordine cronologico e mi sembra doveroso iniziare con la mia console preferita di sempre, ovvero il GameCube. Sul cubetto Mario fece una serie di comparsate a dir poco improbabili e la prima serie a ospitare l'idraulico fu proprio Metal Gear Solid. The Twin Snakes verrà ricordato come uno dei remake più controversi di sempre, eppure, con l'approdo di Metal Gear Solid su una piattaforma Nintendo, gli sviluppatori non si lasciarono scappare la possibilità di omaggiare l'idraulico italiano. Nel laboratorio del dottor Hal Emmerich, quel gran nerd di Otacon, oltre a una delle boss fight più tese di sempre, c'è la possibilità di trovare due statuette, una di Mario e una di Yoshi, oltre che un GameCube con tanto di Wave Bird. Sparando all'action figure di Mario si sentirà il rumore del 1-up e Snake aumenterà la sua salute, mentre sparando a Yoshi si sentirà il draghetto dire il suo nome. Solo qualche anno dopo, dovremmo infatti aspettare l'arrivo di Super Smash Bros. Brawl su Wii, Nintendo ricambiò il favore ospitando Solid Snake all'interno del picchiaduro. Rimaniamo sul GameCube perché le collaborazioni improbabili non finiscono di certo qui, anzi, Nintendo infatti strinse degli accordi con EA per portare sulle versioni GameCube di due titoli multipiattaforma dei contenuti esclusivi. Il primo è SSX On Tour. All'inizio degli anni 2000 andavano ancora molto di moda gli sportivi arcade, genere che purtroppo ha perso la sua centralità con il passare degli anni. La serie di SSX era famosa per portare l'eccesso visto in giochi come Tony Hawk's Pro Skater nel regno dello snowboarding. Nell'edizione GameCube di SSX On Tour, come personaggi giocabili furono inclusi anche Mario, Luigi e Peach, rendendolo a conti fatti la versione migliore in assoluto. Insomma, immaginatevi la bellezza di poter concatenare trick assurdi sulla tavola da snow con delle versioni serissime di Mario e Luigi e Peach, gettati in un contesto totalmente estraneo al loro ambiente naturale. Credo che le immagini parlino da sole. Ma non è finita qui, perché ancora più assurdo di SSX On Tour è la presenza del fantastico trio nella versione GameCube di NBA Street V3. So che tutti voi amate le incarnazioni sportive di Mario, in particolare quelle dedicate al basketball. La faccenda in NBA Street V3 è leggermente diversa però. Si tratta di un titolo sportivo arcade incentrato sullo street basket, dai toni sicuramente irrealistici, ma che parte da delle premesse verosimili. Il team del Regno dei Funghi è leggermente fuori luogo in delle partite 3 vs 3 contro delle leggende del basket del calibro di LeBron James, non trovate? Sì, insomma, questa versione è praticamente lo Space Jam made in Nintendo, una vera chicca per i fan della grande N. Andiamo avanti di qualche anno, fino al 2011, e approdiamo su Wii U, dove Ubisoft decise di collaborare con Nintendo per portare l'esperienza di Just Dance su tutto un altro livello di inadeguatezza, o cringe, come dite voi giovani. Se pensavate che non ci potesse essere nulla di più imbarazzante che agitarsi come degli ossessi davanti alla TV, mentre si cerca di infilare un perfect score su Just Dance col Wiimote in mano, beh, probabilmente non avete mai provato Just Mario, il DLC a pagamento scaricabile dall'eShop per soli 250 punti Wii. Si tratta di un mashup di tutte le iconiche musiche di Mario, accompagnate da una coreografia a dir poco imbarazzante. Non che ci sia nulla di male nei passi di danza da fare, ma ditemi se quel Mario dalle proporzioni umane non è la cosa più inquietante che abbiate mai visto. Vi lascio il link in descrizione perché si tratta di un video da vedere assolutamente.
andiamo avanti di un anno e arriviamo su Wii U, dove fu pubblicato il quarto capitolo della serie Scribblenauts, intitolato Unlimited. Il concept alla base del titolo è quello di poter evocare degli oggetti a piacimento per poter risolvere enigmi e puzzle. Al giocatore basterà scrivere il nome dell'oggetto per farlo materializzare all'interno della schermata di gioco, incentivando così a trovare le soluzioni più creative per poter proseguire nell'avventura. Trattandosi inizialmente di un'esclusiva per le piattaforme Nintendo, il gioco presentava alcuni cameo a tema Mario e Nintendo di tutto rispetto. Era infatti possibile evocare le note icone videoludiche e anche oggetti tipici delle serie di riferimento, semplicemente scrivendo il loro nome. Il risultato sembrava uscito fuori direttamente da Paper Mario. Su Wii U fu pieno di queste collaborazioni, ma la più assurda probabilmente fu quella con Bandai Namco, che decise di rendere la versione Wii U di Tekken Tag Tournament 2 semplicemente unica. Non solo fu aggiunta una modalità incentrata sull'utilizzo dei funghi per modificare le dimensioni dei lottatori, ma porca miseria, l'aggiunta dei costumi a tema Nintendo fu qualcosa di inaspettato? Ancora oggi, riguardando questo trailer, non riesco a trattenere le risate nel vedere il roster di Tekken mascherato a festa portando delle versioni ultra muscolose di Mario e compagnia. Ho apprezzato tantissimo la scelta, insomma, di non prendersi troppo sul serio e interpretare questa collaborazione in chiave parodica. Il risultato per me è eccezionale. Su Wii U, anche uno dei platform in due dimensioni più ispirati degli ultimi anni ha giustamente omaggiato il papà del genere. Rayman Legends infatti presentava un set di costumi esclusivi per la versione Wii U. Il set di Mario e Luigi rientra in quella continua collaborazione tra Ubisoft e Nintendo che non si è mai affievolita nel corso degli anni e che poi è culminata su Switch con la creazione di Mario Rabbids, ispiratissimo strategico a turni che fondeva il regno dei funghi con l'immaginario dei conigli pazzi. Sebbene il gioco perse ben presto l'esclusività su console Nintendo, raggiungendo anche piattaforme Sony e Microsoft, quella su Wii U rimane probabilmente la versione migliore, grazie anche a questi bonus. Se non lo avete fatto, recuperate assolutamente la Definitive Edition su Switch. Tutti pronti per l'uscita di Rise? Beh, sappiate che la serie di Monster Hunter e Nintendo hanno una lunga storia alle spalle e l'azienda di Kyoto ha ospitato più volte capitoli in esclusiva della saga di Capcom. Nel 2015 però le due compagnie hanno portato il sodalizio su tutto un altro livello. Con questo DLC a pagamento era possibile vestire i compagni feline con le tute colorate dei due fratelli e anche dotarli del leggendario martello. Un'altra collaborazione fuori di testa, insomma, ma che in qualche modo si sposava perfettamente con i toni sopra le righe della serie, caratterizzata da un'estenuante ricerca del fanservice. Più fanservice di così la vedo difficile. La Mario Mania ha invaso anche il 3DS e il mondo dell'animazione e dei manga giapponesi, perché anche il picchiaduro One Piece Super Grand Battle X ha avuto il suo crossover col Regno dei Funghi. Nonostante un roster gigantesco composto da ben 85 personaggi, di cui 37 utilizzabili mentre i restanti di supporto, Super Grand Battle X ha trovato spazio anche per Mario e soci. La particolarità di questo crossover è che avveniva tramite la scansione degli amiibo che garantivano delle skin alternative alla ciurma di Rufy. Vedere Cappello di Paglia in versione Mario o Luigi è qualcosa che ancora oggi mi diverte tantissimo. Recentemente l'universo di Minecraft è approdato su Super Smash Bros. Ultimate con l'inclusione di Steve nel roster del gigantesco picchiaduro ad opera di Masahiro Sakurai. Ma già nel 2016 Nintendo e Microsoft avevano unito gli sforzi per rendere veramente unico Minecraft su Wii U. Il mashup Mario Pack era un DLC scaricabile gratuitamente pensato per celebrare il 30° anniversario della serie. In pratica una conversione totale di Minecraft che cambiava completamente pelle al gioco, grazie a 40 skin dedicate, nuove texture del mondo di gioco e ben 15 brani in licenza da Nintendo presi direttamente da Super Mario 64. La cura nella realizzazione di questo pack, ricco di piccoli dettagli pensati per sorprendere i fan, fu veramente fuori misura e in grado di trasformare radicalmente l'esperienza base. E chiudiamo con uno degli esperimenti più recenti. I due fratelli Mario sono arrivati anche su uno dei più grandi fenomeni del gioco online degli ultimi anni, Rocket League.
solo che non lo hanno fatto nella loro forma tradizionale. Infatti il 2 è arrivato sotto forma di macchina da battaglia, adattandosi completamente alla formula ludica di Rocket League. Si tratta di un'aggiunta gratuita disponibile sin dall'inizio. Basta infatti avviare il gioco su Switch per avere accesso a queste due macchine. E tra i tanti tocchi di classe presenti, quello più bello è che ad ogni salto è associato l'effetto sonoro del salto preso proprio dal primo Super Mario Bros. Un'aggiunta che di sicuro non stravolge il senso del gioco, ma tutto sommato è piacevole, alla faccia delle altre versioni. E queste poracci erano solo alcune delle incursioni di Mario e compagnia all'interno di altre serie non Nintendo. Le conoscevate? Avete altri esperimenti del genere da suggerire? Come al solito vi aspetto nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Buon weekend e fate i bravi, mi raccomando. Io sono il Porocross, Michele Over, ciao!